ragazzi, buongiorno. Dopo due tre giorni di pausa, mi sto recando dall'azienda del Soglio Roberto, zona di Fossano, e sarà una puntata dedicata al bue. Cercherò di farmi spiegare al meglio come viene cresciuto questo bue. E poi ci saranno tanti altri appuntamenti, magari oggi in giornata faccio un video dedicato un po' a tutti gli ultimi avvenimenti. Eccomi giunto, la posizione dovrebbe essere esatta, dall'azienda del Soglio Roberto. Voilà, siamo arrivati, qua c'è Robby, giusto? Robby, ciao Dejo! Ciao, allora, io l'ho già detto mentre viaggiavo, mi spieghi un po' la storia della tua azienda, quanti anni è che siete, hai sempre fatto quello, sono nato qua. Sì, sono nato qua. No, più che nato qua siamo nati, arriviamo da via Torino, di fronte alla Michelin. Comunque è la quarta generazione praticamente che facciamo questo lavoro. La quarta? Sì, il mio nonno praticamente faceva già quello, adesso ci sono... Beh, spostiamoci che la gente vuole vedere gli animali, continua pure a parlare. E abbiamo sempre allevato la piemontese, abbiamo il ciclo semichiuso, compriamo ancora qualche vitella. Qua i gerani ancora tutti fioriti, azienda agricola del Soglio Fratelli. Siete tanti in azienda a lavorare? Ci sono io, mia moglie, dopo ci sono i miei tre figli, due maschi e una femmina. Tutti insieme, tiriamo avanti la carretta. come capi quanti ne hai? Ci avviciniamo ai 700. 700 capi? Adesso li guardiamo tutti. Abbiamo anche i buoi. I buoi, sono questi? Qui sono i manzi, i futuri buoi, praticamente quelli che vanno poi l'anno prossimo. E quanti anni hanno questi? Questi hanno già vicino ai 4 anni, praticamente per l'anno prossimo vanno dai 4 e mezzo ai 5 anni, dipende un po' soggetto a soggetto. Invece quelli di là sono praticamente tra 2 anni, è un investimento. No, ecco, allora, è un investimento. L'altro giorno che ci siamo conosciuti in fiera a Cuneo, cambiamo solo così, li facciamo vedere tutti. Vedi? Che roba, questi che bello. Sono più piccolini, però. Tra 2 anni, questi hanno 2 anni e mezzo adesso. È il 25 luglio. Ecco la differenza, questo qua io vicino è proprio larghissimo davanti come apertura. E lì da un soggetto all'altro, c'è quello che sviluppa un po' di più, quello un po' di meno. E adesso riusciamo anche a vedere quelli che porti alla fiera a Carrù. Ce n'è ancora lì. E dicevo... Il bovino normale vale sui 4 euro al chilo, quant'è? Adesso il maschio è già i 4,20 più IVA. E di un anno? È roba di 15-16 mesi, okay. Il maschio intero. Il bue andiamo a 4-5 anni, quindi è proporzionato il prezzo? Purtroppo no, perché per andare bene, per guadagnarci qualcosa, bisognerebbe prendere da 10 euro in su. Soltanto che non trovi un mercato. No, non c'è. Non c'è, praticamente. Si avvicina, praticamente andiamo dagli 8,5 in su. Sì, sì, sì. Dipende sì. Sempre soggetto a soggetto. Qua sono tutte le vacche, le riproduttrici, le fattrici. Sì. Vedi? E hai tutto libero, non hai più niente legato. Tutto libero. Praticamente hanno il suo vitellino sotto, dopo i 5 mesi e mezzo vengono slattati e messi all'ingrasso. E non mungete niente, lasciate sempre. Praticamente prende tutto il vitello. Bello, bello, bello. Qui è un box praticamente di future fattrici, sono le manze. Queste sono al primo parto? Sono al primo parto, sì. Adesso sono tutte gravide, questo box.
Fate la monta artificiale o... Tutto è effetto, sì, tutto artificiale. Ah. Ma perché con l'artificiale prima cosa scegli il toro, hai meno problemi di consanguinità e vai, sì, a scegliere ogni volta il suo toro migliore praticamente. Sì, 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 sì. Hanno fame? Sì, adesso vediamo la fase. E come alimentazione producete tutto voi? Il 90%, ci manca praticamente un po' di mais e la parte maggiore della paglia ce ne compriamo abbastanza, ci manca la paglia. Dopo recuperiamo anche tutti gli stocchi di mais. Poi ho visto che hai anche il seccatoio, il seccatore per il fieno. L'abbiamo preso l'anno scorso. Andiamo a vederlo anche. Perché per avere il massimo della qualità sulla carne. Praticamente il fieno viene tirato via un giorno prima, hai molto meno perdite in campo e un prodotto migliore. Perché non avendo più fermentazione non brucia né zuccheri né vitamine. E cioè hai il massimo della qualità del fieno. Contiene tutto proprio. Contiene tutto, sì. Perché con l'ingrasso non usiamo silo mais, ma tutto secco. Ah, mais niente? No, se silos? Sull'ingrasso no, sì. Tutto praticamente farine mais, sì, mais sordo, ma tutto secco, niente conservato in trincea. Poi la base maggiore è il fieno per l'ingrasso anche. Guardate qua il rotomix! Questi sono i manzi? No, manze. Manze. Le future vacche. Queste sono manze praticamente la prima inseminazione. Da qui dove vengono spostate insieme alle vacche. Quello a fare lì blu all'orecchio cos'è? Lì praticamente è il rilevatore di calori. Ah, quando se no rimane difficile da gestire. Esatto, così ti dà il momento opportuno da fecondare. Vabbè, no, questa è di nuovo una novità per me. E c'è quel sistema lì, o se no ci sono i collari. Ah. Noi abbiamo buttato per l'orecchino perché è un po' più comodo. Ah, è lo stesso del collare praticamente. Uguale al collare, la procedura è uguale. Ma e di qua sei collegato al... hai una... Praticamente c'è il trasmettitore che dopo ti manda i dati sul telefonino. Dal telefonino c'è il mio figlio che guarda, quella, mia figlia. Da lì controllo... I giovani, l'arma è giovani. Futuro è lì, è per loro. E ti dà anche più o meno l'orario che devi andare a fecondare. Addirittura l'orario? Sì, perché c'è il momento praticamente, dopo un tot di calore, c'è un tot ore dopo, devi andare a fecondare, è maggior possibilità di centrare la fecondazione. Sì. Si ingravida, via. E ingravidate voi o veterinari? Tutto mio figlio. Ah, ha fatto corsi e tutto. C'è anche mia figlia che fa il corso per la fecondazione. Ah, che bella! E questo prepara i corpi? Non lui... hanno ancora perché sono ancora giovani. Ah. E noi fecondiamo da 14 mesi in avanti. Allora, quando creano un certo un mese prima, a 13 mesi viene messo l'orecchino. E voi quanti ne hai alla fiera? Quanti ne porti? Quest'anno ne portiamo solo uno. Solo uno? Sì, solo uno. Due li abbiamo già macellati. Ah. Perché purtroppo alla fiera il 15 è troppo tardi. È troppo tardi per Natale è a tenere. È un problema perché un animale del genere non farlo frullare è un peccato mortale. Voilà. E quanto lo lasciate a frullare? Normalmente vanno dai 10 giorni, dopo pochi lasci addirittura 20-25. Sì, se la fiera è il 15. La parte come questo qua che va in fiera viene venduto dopo Natale. Dopo Natale. È un peccato mortale perché. E il macellaio tiene tantissimo la fiera di carro, però per avere il tempo di frullatura tanti non possono portarlo. Sì, logico. È un peccato mortale un animale del genere macellarlo il 15 e poterlo vendere per Natale, perché non ha la frullatura, va un po' a danneggiare la qualità. Logico. Passano 10 giorni di frullatura è tutto un altro prodotto. Vabbè, dopo andiamo a vederlo, sono curioso. Qua
voi gliele date sempre a volontà o a razione? Tre razioni. La razione praticamente l'alimentazione l'avete fatta solo mattina. E gli animali erano praticamente la copertura vengono tutti legati, così mangiano tutti uguali. Perché se noi più forti inizia ad andare avanti e indietro non riesce a mangiare più tempo. E quanto tempo le lasciate le gare? Da 2 a 3 ore, sia il mattino che la sera. Che al mattino loro mangiano la metà, l'altra metà rimane un po' più lontano, non ci avvicinate. Arrivano, avviciniamo la sera e releghiamo, così si controlla i vitellini, ci stanno bene, c'è da fecondare, si feconda e poi si lasciano di nuovo libera che girano nei paddock. Qual è questa qua, la prima che ha fatto la campionessa a Cuneo l'anno scorso? Sì, è la prima qua. Invece qua la più scura è quella che ha fatto la campionessa quest'anno. Si vede proprio dall'altezza. Poi sono 950 kg. 950? Sì. Adesso sono anche grandi, Quella là è un tanto a partorire quella là. Invece questa va a partorire geniale. Guardiamo ancora davanti. Ne mangia un chilo per volta. È sempre tutto grasso perché mangia che è una meraviglia questa. Ti mangia già 10 anni questa vacca qua. 10? Sì, adesso, adesso qua non rende. Mi ha perso l'orecchino. Ah. Non rende bene l'altezza, ma. Sì, perché lei è nel basso. Lei è nel basso. 20 centimetri nel basso. Guarda che profondità coraggio. Sì. Guarda qui come. Perché mangia la paura. Mangia Mac. E questa è quella di quest'anno. Sì, quella di scuola. Guarda che differenza. È una delle più grandi. Queste sono proprio le più grandi della stalla. Che spettacolo, bravo bravo, complimenti. Oggi ti faccio perdere tempo, non lavori. No, siamo in un periodo abbastanza tranquillo, ci sono gli animali da guardare, in campagna adesso è tutto fermo, tutto che riposa. Seminato, tutto a posto. Bisogna seminare solo 10 giorni fa. E quest'anno abbiamo avuto un autunno molto caldo, perciò i primi seminati. Allora, l'altro giorno, l'altro ieri o così, non so più dove, nelle zone di Vercelli ce n'è uno che ha 70 ettari di grano, che è già troppo alto, cercava qualche pastore, pascolo vagante che andasse a mangiarglielo. Sì, perché quest'anno purtroppo avendo fatto tanto caldo così, che si è messo per tempo, poi sono diventati troppo. Se nevica, lo piega, marcisce. Rischia di marcire. Sì, e un altro con l'oietto non ha più fatto fieno, voleva anche farlo pascolare, sì, perché poi marcisce. Quest'anno sono... Certi sono stati seminati normali, inizio ottobre come tutti gli altri anni, solo che sì. Temperature altissime rispetto a lei è diventato troppo alto. E diventa un pericolo per capita nevicare a marcisce. Sì. E anche se non nevica quella fare lì questa primavera secca, non fa un bucchiere via. Ma che spettacolo! Quanta ce n'è qua per fila? Adesso sono 220, 110, 110 per parte, 110 bellissimo, per parte. Bellissimo. Guardate qua che roba, queste sono vacche grasse. Ma che spettacolo, mettiti lì vicino perché sono un metro di larghezza. Una finezza di questa vacca, roba. Wow. Ma questa qua sarà cos'è di nuovo sui 900? Di più di 900. Di più di 900. Sì, sì, sì. Ma noi è un mezzo, tranquillamente. Che spettacolo. 35 anni. E c'è la mamma, ne ha 7 e mezzo.
Ecco. Poca roba. Bellissime. Allora, questi invece sono femmine perché ingrassi. Sì, praticamente gli svezzati che abbiamo tolto dalle vacche da ingrasso. Adesso sono ancora insieme, poi dopo attorno ai 10 mesi vengono tirate via le migliori per fare vacche. Ah. Quelle più predisposte praticamente con facilità di parto e la, guardiamo tantissimo la conformazione e un po' l'eleganza dell'animale anche. Logico. Questo? Questo è un manzo che è già pronto per Natale, praticamente ha 2 anni e mezzo, è nato il 24 maggio del 2000. Sono tutti manzi. Questi sono castrati, sono ancora questi... ancora vitelli, praticamente ancora sotto i 2 anni questi qua. Questi qui sono femmine all'ingrasso. Sempre femmine. E dopo ci avviciniamo ai buoi. Eccoli là. Allora. Vuoi e quello laggiù con la corda, perché si abitui, stiamo abituando a quello che facciamo, che, poi che porti in fiera, alla fiera per carrozze. Vedi come sono belli grassi. Sì, sì, sì. E questo a 5 anni? Sì, si avvicina ai 5 anni. Adesso la data precisa devo guardare sull'orecchino. Come mi dicevi, non sono più come una volta che erano legati, abituati a stare liberi, non è più l'animale che portavamo per corda da piccolino. Dunque lui è nato il giugno del 18, 28 giugno del 18. 4 anni. 4 anni e mezzo. Se da, da riuscire a abituarlo. Vedi come è bello alto. Guarda, è 1,60 m, 1,70 m. È 1,60 m. Questo sporco, fa pulire. E li tosate anche o no, niente? No, il bue non viene tosato. Ah. Viene praticamente solo ben pulito, poi si mette al massimo un po' di farina di grano per renderlo ancora più bianco. Più bianco, sì, sì, sì. Via. Bellissimo. Questo qua mi sa che lo vedo con qualche cuccarda. Proviamo. Non me ne intendo, ma... sono curioso di andare in fiera a Carrù. Vedi tu, lui pian pianino prende anche fiducia nelle persone, lo abitui calmo, lo popoli tutti i giorni, lo abitui anche a camminare fuori per corda, perché non essendo mai stato abituato, pian pianino lo tiri fuori, molto volta. Difatti avevo sentito delle lamentele che non si facevano più le sfilate, però
per la sicurezza. Per la sicurezza è un problema, perché per caso capita scapparti un animale. Sì, ma poi mi hanno detto che a Carrù arriva gente da tutta Italia, dall'Europa. È molto sentita questa fiera. Sì, e fai fatica a vedere gli animali e tutto, però comunque c'è troppa gente. È anche un problema quello, perché purtroppo per la sicurezza diventa questa, un affare così ti vuole in mezzo alle persone, le fanno una strage. E forse il tuo di una volta era abituato a trainare il carro, era molto... Sì, li facevano lavorare, tutto abituati. No, bisogna... Ma bisogna essere giudici. Belli. Questi invece sono tutti castrati anche? Sì, sono tutti castrati, eccetto questo, che è un mastichero che facilmente faremo con il toro. Ah! Stanno ancora riposando, non si sono ancora svegliati. Aspettano... La colazione. Quant'è che ne hai in tutto di capi? Perché io l'ho già visti. Ci avviciniamo ai 700. Dai 650 ai 700, dipende il momento, via. Ben. Bravi. E questi qua che abbiamo lasciato le corna, praticamente come questo qua tutto segnato, lo fai un bue. E lì lo devi decidere, perché... Le corna praticamente quando hanno sui 15. Sì, perché 15. Le corna vanno bruciate da piccolini. La prima settimana di vita, sì. Vengono decornate la prima settimana di vita. Allora, i soggetti che presumiamo diventano li lasci. Dopo li selezioniamo a 18 mesi ancora. Bei. E questi sono praticamente pronti per il macello, sono più finiti. Sì, quelli sono febbraio 2021. Sì. E i castrati andiamo al macello normalmente oltre i 18 mesi. 18 perché mesi. La carne è molto più infiltrata. Che l'animale più grasso e più la carne è buona. E il mercato com'è? C'è mercato sempre o... Ma il mercato al momento si va via, si vendono bene, non tanto come prezzo, ma si vendono via. C'è richiesta, sì. E il prezzo purtroppo, adeguarsi al costo delle materie prime, fa molto fatica. E lì ancora un altro maschietto. Per questo più che tutto è perché è un testicolo solo. Allora quando è un testicolo solo non puoi castrarlo. Infatti è solo un testicolo, sì. Come vedi? Perché io i miei video piacciono per i dettagli. Vedete, questo è solo un testicolo. Queste invece tutte femmine. Sì, lì è finito i castrati, iniziano le femmine qua.
queste sono praticamente quelle che sono già quasi pronte per il macello, le più grasse, pian pianino si tolgono le più grasse sempre. Questa? Un incrocio. Questo è un incrocio, perché quando ho comprato la partita c'era un incrocio, non ho comprato lei. E come si è il brutto della troccola. Il brutto della troccola. È un'eccezione dell'allevamento. Tutte belle, una più bella dell'altra. C'è di tutto, eh? Sì, c'è di tutto, però. Non sono mai lì. Oh no, bella, bella, bella. Dovrò poi andare, così almeno gli amici qua che seguono lo sanno, sto organizzando per andare anche al centro a Naborappi. Ah, dove ci sono praticamente i tori, la selezione dei tori. Ci stiamo organizzando, mi sono sentito con non so più il presidente come si chiama. Avrei parlato col direttore Andrea Quaglino. Quaglino, sì, sì, sì. Il direttore. Sì. Il direttore. Allora ci organizziamo anche per quello, perché c'è molta richiesta, curiosità. Sì, praticamente lì dove i soggetti migliori vengono prelevati dalle varie aziende, poi dopo fanno praticamente tutto il test genetico in base agli accrescimenti e gli indici genetici. Dopo i soggetti migliori vengono praticamente... E tu il tuo seme lo recuperi anche tramite Naborappi, o no? Praticamente noi il seme arriva dalla Naborappi, ma sì. Ci sono i fornitori, non lo prendiamo direttamente. Ah. Ci sono le ARA, poi dopo ci sono anche due o tre privati che forniscono il seme. Ah, ok. No, è una cosa interessante. E qualche soggetto ogni tanto lo mandiamo anche noi al centro. Sì, perché loro vengono, fanno le cernite, scelgono... Loro, in base agli indici genetici e la consanguinità, scelgono i soggetti migliori che praticamente hanno probabilità di diventare un toro da FA. Ecco, a livello parti, con questa storia della genetica, i cesari li avete eliminati? Eliminati no, ma calati di tantissimo, perché qualche cesare c'è sempre, magari da fare un 2-3%, dipende un po' gli anni, perché basta un animale che... o è podalico o è malpiazzato, sì, sì. O praticamente l'animale alla gravidanza si è allungata più del normale, qualche soggetto può capitare che devi fare il taglio cesareo, ma rarissimamente. La facilità di parto è aumentata tantissimo. Se io mi ricordo anni fa la selezione, quello è stato praticamente il primo indice che è migliorato tantissimo. Qua ho visto, ero qua fermo, che la tenda qua si è abbassata da sola, perché... Praticamente c'è un sensore che in base alla temperatura apre e chiude. Per uscendo il sole, scalda e apre. Il sensore dall'impulso, la centralina apre. E più o meno che temperatura tieni qua? Teniamo la media di 7-8 gradi. 7-8 gradi. Vedi, è di nuovo aperto. Sì, sì. Lei ogni tanto si muove fino ad arrivare a aprirsi tutta anche. Sì, praticamente si abbassa un metro, poi più giù di lì. E c'è sempre qua, hai tutta la zona di stoccaggio. La scorta, praticamente. La scorta. Ecco, questo è l'essiccatoio. Cosa medica questa? Questa è medica, praticamente è il sesto taglio fatto un 20 giorni fa. Vedi, guarda quanta foglia c'è. Ah, solo 20 giorni fa l'hai fatto? Sì, 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 20-25, adesso mi scappa il giorno preciso. Ah, c'è tutto lì dentro, vedi, c'è guarda, proprio guarda, tutto. E guarda che colore. Sì, 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 sì. Vedi? Puoi sentire il profumo che ha. Sì. Senti che profumo. Al telefono non possiamo farlo sentire, lo sento io. Che meraviglia. Sì, proprio. Perché c'è tutta la foglia. Qua sta, è già bello grosso, eh. E come lo riscaldi? Praticamente abbiamo il tetto solare che recupera tutto il calore del tetto. E come, poi, come in Trentino, sì, 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 sì. E poi quando manca, che manca qualche grado, c'è anche il bruciatore. Ah, il tetto fa intercapedine, esatto, fa circolare l'aria. L'aria calda. È tutto in automatico, tutto in automatico. Qua parco macchine, sì, Fend, sì. E quello e che... carro biga, gli animali me li portiamo noi al macello. Ah, lo portate voi? Sì, sì, sì. A Fossano, a Carrù arrivi con questo? Sì. Allora ci vediamo. Tutti Fend,
Dicono che sono i migliori. Noi ci troviamo bene. Sì. Perché la macchina sono le persone che fanno la diversità. Anche come assistenza e tutto, ci troviamo molto bene. Da Barale devo andarlo a trovare. Facciamo un video nel loro parco macchine. Qua sono le mascotte dell'azienda. L'azienda per il nipotino. Quanti nipoti hai? 8. Là? Ah già, ma i più grandi oramai sono già ometti e signorine. Il book. Il più piccolo ha 4 mesi, la seconda più piccola ha 14 mesi e avanti. Questo sono beh, 8 nipoti. Ci mantengono in gamba. Tettelo all'Agger. Dai, andiamo a prendere il caffè e poi ritorno ai monti. E via. Allora, adesso abbiamo finito il giro nell'azienda. Guardate, questa è una foto del bue del 95. Del 95, questo ho fatto il primo premio della coscia del 95. Ma lì era già 10 anni che facevamo buoi. Beh, dai, adesso abbiamo preso il caffè, usciamo ancora fuori e poi ci salutiamo.